Benvenuti in questo nuovo video, vi mostrerò una nuova modifica su come usare Pokémon Go senza uscire di casa. Per prima cosa andate nel link in descrizione e scaricate questa applicazione che è una versione di Pokémon Go modificata con all'interno il nostro fake GPS. Andiamo a installarla sul nostro dispositivo. Questa applicazione ha due modalità di utilizzo tramite una chiave, o gratuita o a pagamento $5 al mese. Per ottenere la chiave gratuita non è facilissimo, ma basta collegarsi a qualsiasi orario 00 o 05 e si dovrebbe riuscire ad ottenerla. Io l'ho avuta grazie a Nathan, che è un mio grande fan, vi lascio il suo canale in descrizione. Come capita con quasi tutte le mod, non si può utilizzare l'accesso con l'account Google, quindi bisogna creare un account allenatore nel club allenatori di Pokémon Go. Il procedimento è molto semplice: si autorizza il regolamento, si mette il nome utente, password, la nuova password e la mail. Dopodiché andiamo ad aprire il nostro gioco modificato. Vi consiglio di avere, se non volete fare a pagamento, per utilizzare la key, purtroppo è una mail ogni key, quindi dovete usare siti che magari fanno quelle mail temporanee. Allora, per la prima cosa dovete attivarlo, quindi andate su Activate, non ho la licenza, vedete, c'è il piano di 5 euro al mese, quello gratuito. Quello gratuito, se andate fuori orario, vi darà questo errore. Come vi ho già detto, bisogna collegarsi a 00 o 05. Io la key l'ho ottenuta grazie al buon Nathan. Allora, infatti adesso la vado a inserire, la key che mi ha dato lui, che è quella per 7 giorni. Vedete che adesso mi ha dato l'ok fino al 16.10, mi ha dato l'autentificazione con una mail che probabilmente ha usato lui, generata, come vi dicevo, da uno dei siti di mail temporanea. Qui abbiamo vari parametri, possiamo mettere la velocità, se il tiro deve essere sempre eccellente, grande o buono, e se ci dà il bonus palla curva anche se la troviamo dritta. Andiamo a loggarci con l'account che abbiamo fatto prima del club allenatori ed eccoci qua. Diamo sempre l'accesso alla posizione, vedete, io adesso sono a New York. Qui impostiamo, possiamo scegliere il teletrasporto, se fare un'autocamminata, quindi fargli un percorso, si cammina da solo, possiamo usare il joystick, abbiamo varie opzioni, come se fosse un fake GPS. Adesso ovviamente il primo avvio di Pokémon Go, gli diamo vari ok. Ed eccoci qua, vedete, siamo a New York, questo è lo Starbucks di New York, qui abbiamo una palestra, sempre a New York, e questo è tutto. Se vi è stato utile questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale.